Non fatevi strane idee, per favore, su perché ho gli occhi sempre rossi, no? Non c'entra niente, nessuna sostanza fumata, ok? Semplicemente sto registrando queste videoguide mentre ho l'influenza, va bene? Queste video introduzioni alle videoguide. Bando alle ciance, ti lascio a una bellissima videoguida di Gabriele 100 che ci spiega il funzionamento di un oggetto che ritengo molto interessante perché è un dispositivo che acquisisce sia video che audio in alta definizione. Non so se ti sei mai trovato a dover registrare dei video, per esempio, della tua band, è sempre poi un problema trovare il modo di risincronizzare l'audio preso dal mixer o insomma avere a che fare con audio e video, bisogna poi sempre fare post-produzione. Invece con questo oggettino qua si riescono a fare degli ottimi lavoretti senza impazzire con conversioni, con risincronizzazioni e cose del genere. Quindi ti lascio volentieri alla visione di questo video. Ti ricordo che nel video di approfondimento troverai delle notizie più specifiche, più dettagliate su questo prodotto. Tra l'altro Gabriele 100, essendo un ottimo professionista del settore, oltre che un ottimo musicista, ha realizzato un tutorial davvero completo e quindi se hai una mezza idea di acquistare un oggetto di questo tipo, guardati prima questa video recensione perché potresti captare delle informazioni importanti e prendere degli spunti importanti. Buona visione da Francesco Nano e buona navigazione su scuolasuono.it. Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Sono Gabriele Cento e vi parlo dal mio home studio di Milano. Puoi visitare la mia pagina profilo Scuolasuono per ulteriori dettagli. In questa videoguida parleremo dello Zoom Q3. Lo Zoom Q3 è uno dei prodotti, della famiglia di registratori digitali Zoom, ma quali sono le sue funzioni, principali? Di cosa si tratta? In particolar modo, diciamo che il modello Q3 è un dispositivo in grado di acquisire audio e video ad alta qualità. Riferendoci in modo particolare all'audio, possiamo dire che lo Q3 può registrare audio sia in MP3 che in WAV e in diversi stadi di qualità. È dotato di funzioni che consentono all'utente di intervenire su diverse componenti. Concede quindi una certa personalizzazione delle impostazioni audio. Che ricordiamo in un registratore audio-video portatile, è una caratteristica da non sottovalutare assolutamente. Il Q3 è dotato di porte di diverse tipologie, che gli consentono, diciamo, di interfacciarsi ad altri dispositivi di ascolto o riproduzione. Le componenti chiave dello Zoom Q3, tra le varie caratteristiche, sono intanto il microfono, posto all'alto del dispositivo. È un microfono stereo e come vedremo questa è una caratteristica che può avere una certa utilità. Secondo, la fotocamera che si trova sul pannello frontale che consente l'acquisizione del materiale video. Tutti i dati vengono memorizzati su SD card. Peraltro, Zoom fornisce nella confezione una memoria di questo tipo, dalla capienza di 2 giga. Fornisce anche un filtro antivento, cavi e il primo cambio di batteria. Nel prossimo video scoprirai tutte le caratteristiche che rendono lo Zoom Q3 assolutamente indispensabile, ma ti ricordo che per accedere al video di approfondimento sullo Zoom Q3 dovrai effettuare la registrazione gratuita.